Buon pomeriggio. Andrò a preparare dei dolcetti molto semplici, però gustosi. Con la composta di albicocche, adesso è il periodo che ho fatto io, però potete usare tranquillamente una marmellata, una confettura di albicocche. Poi ripieni con crema pasticcera e mirtilli secchi che trovate tranquillamente in commercio. I mirtilli li abbiamo messi a bagno con un po' di limoncello, così si riprendono e vengono belli saporiti e morbidi. Qui abbiamo la nostra crema pasticcera, la composta di albicocche, ma come ho detto va benissimo anche una confettura di albicocche, farina, 190 g di zucchero, 190 g di olio di semi, una bustina di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Tre uova andremo ad utilizzare, poi abbiamo dei birottini, ma potete farli, poi vedremo farli anche, come possiamo farli anche senza birottini, delle placchettine di questo tipo o una placca semplice, va benissimo. Quindi procediamo con il preparare la nostra frolla. Ciao Spartaco, ciao, grazie. Allora, cominciamo con le uova. Apriamo le nostre uova, qua. Mettiamo l'olio, un bicchiere, io l'ho pesato, sono 190 grammi, un bicchiere di zucchero a 190 grammi. Poi abbiamo un bel limone non trattato, grattugeremo la scorza e metteremo anche il succo. Così viene bella profumata, faremo dei dolcetti belli belli profumati. Fa caldo oggi, eh? Fa proprio caldo. Quindi un dolcettino per tirarci su ci sta bene. Però lo facciamo semplice. Mettiamo anche il nostro succo. Di non mandarci i semi. Ecco qua. Prendiamo i nostri semi. A posto. E adesso mescoliamo. Cominciamo con il mettere un po' di farina. Poi setacciamo un po'. Ciao Salvatore! Oggi pomeriggio siamo di dolcetti. No, facciamo sempre la pasta. Va bene, misciliamo anche il nostro lievito per dolci. Ciao John, ecco qua. Anche il nostro lievito, cominciamo a mescolare. Come sempre, questa frolla non ha necessità di riposare, è subito pronta, quindi faremo subito i nostri dolcetti, quindi sono anche molto veloci. Il forno già sta scaldando, così ce l'abbiamo pronto. Mettiamo anche un pochino di vaniglia.
farina. Come sempre dovete sentire l'impasto, poi vi darò le dosi, però è necessario sempre sentire l'impasto. Ancora un po' di farina, poi lo passiamo un po' sul tavolo e il nostro impasto è bello e pronto. Ecco. Ci trasferiamo sul tavolo. Morbido ma non troppo. Ciao Andrea. Stasera siamo di dolcetto. La nostra frolla è pronta, vuol dire morbida, però la possiamo lavorare. Eccola qua, la nostra sfoglia, la nostra bella pasta frolla è bella e pronta. Bene, ora prendiamo la nostra teglietta, ci mettiamo i pirottini. Se non avete i pirottini, ve la carta da fuori, fate dei quadratini a misura che ce li mettete o imburrate la teglia stessa. Poi si prende un po' di pasta e andiamo a lavorare così, semplicemente. Ecco qua, abbiamo fatto un disco di frolla, vedete? Ok, circa mezzo centimetro, anche un pochino di meno, perché poi andrà a lievitare. La mettiamo, ecco qua, l'abbiamo messa nel nostro pirottino, ve lo faccio vedere, ecco qui, l'abbiamo inserita. Sì, ho fatto già dei dolci senza carboidrati e senza zuccheri, se andate sulla mia pagina li trovate. Ci sono dei dolci fatti senza alcun carboidrato, farinacei e senza zuccheri. Li trovate? Poi, vabbè, penserò a fare anche qualcos'altro, va bene? Ve lo prometto. Ok. Ecco qui la nostra crema pasticcera. Ciao Angelina! Sì, baci dolcetti!
ci mettiamo i nostri pirli e riempiamo i nostri dolcetti. Ecco qua, con il limoncello profumatissimo, ecco qui, e li riempiamo, ci mettiamo la nostra crema, senza esagerare, ecco qua, vedete? E andremo a coprire con un altro pochino di pasta, quindi faremo un bel cappellino e ce lo andremo a mettere. Semino di limone, lo prendiamo. Ecco fatto. Voilà. Lo sigilliamo un pochino. Ecco qua il nostro dolcetto e proseguiamo con tutti gli altri dolcetti. Ok? Ora vi farò vedere che possiamo farvi anche con la composta. Qui poi dopo proseguiamo, adesso vediamo come facciamo con lo stesso procedimento. Metteremo la composta di albicocche e le noci. Ok Andrea, devi andare sulla mia pagina e troverai delle ricette. C'è un'altra pagina, le ricette alternative di Robertina, dove troverai delle ricette che sono particolari per chi ha problemi con il glutine o con i carboidrati o con gli zuccheri. Poi cercherò di fare anche altre ricette. Va bene? Ok. Stesso procedimento. Ecco qua. Abbiamo fatto il nostro disco di pasta frolla. Lo mettiamo nel nostro pirottino. E ci mettiamo la nostra composta o la nostra confettura. Ci mettiamo un po' di noci, mettiamo i rilini di noci e andiamo a fare la stessa cosa. Mettiamo il coperchietto così e lo chiudiamo. Ecco qua, anche questo è fatto. Ora vi faccio vedere anche come fare i dolcetti senza il pirottino, in modo proprio semplice, semplice, semplice. Ecco, prendiamo sempre la nostra pasta. No, dopo ti darò anche le dosi, tranquilli, poi scriverò tutte le dosi sul video. Vi do tutte quante le dosi. Però bisogna imparare a sentire l'impasto. Ecco fatto. Abbiamo fatto questo. E adesso metteremo al centro la nostra composta, in questo modo. In modo molto semplice, mettiamo le nostre noci e lo sigilliamo in questo modo. Quindi se non avete dei pirottini non fa nulla, la potete lasciare anche così. Fate in questo modo poi di una placca da forno con carta da forno vi unite, ecco qua,
Ecco qua. Quindi abbiamo fatto un dolcetto anche senza i ghirottini. Bene. Ci vediamo tra un po' quando saranno pronti. Il procedimento l'abbiamo visto, vi darò tutte le dosi e ci vediamo dopo. Ciao! Ah, una cosa importante. Mando un saluto ed un abbraccio a tutta la Toscana, Grosseto e alle zie di Sandro. Un bacione da me. Ciao zie, a presto! Benissimo, eccoci di nuovo. Dopo una ventina di minuti circa, poi dipende sempre dal forno, a 170 gradi, io ho un termoventilato. Questo è il risultato dei nostri dolcetti. Eccoli qua. Questo è tutto ciò che abbiamo prodotto con la nostra pasta frolla. Ecco qua. Ci sono anche qualche biscottino per la colazione. Ottimi. Potete riempirli come volete, io ci ho messo la composta di albicocche, la grana pasticcera, i mirtilli, ma potete riempirli anche con della ricotta, con della Nutella, con altri tipi di confetture, come volete. È una cosa molto 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 semplice da fare, una pasta frolla semplicissima, che non ha bisogno di riposo e che potete andare a riempire come volete. Ora, chiaramente adesso sono bollenti, ma quando saranno freddi voi tranquillamente li potete togliere senza alcuna difficoltà. Adesso io li ho appena sfornati, quindi sono molto, però ecco qua il nostro dolcetto. Questi sono i nostri dolcettini. Questi sono quelli con la crema e i mirtilli. Qua. E questi sono quelli con le nostre. Ciao Salvatore, anch'io sono felice di vederti. Ecco qui, vedete, sono dei dolcetti molto semplici, molto rustici, non sono particolari o difficili da fare. Sono dei dolcettini semplici semplici, buoni buoni, ottimi per la colazione, per un fine pasto anche praticamente. Poi andremo a mettere anche un pochino di zucchero a velo. Questo tipo di frolla è molto versatile, quindi molto semplice, veloce da preparare. Queste sono quelle che abbiamo fatto, eccole qua, vedete? I nostri dolcettini. Ecco. E abbiamo anche i nostri biscottini. Ciao Katie! Questi per la colazione sono favolosi. Potete farli ai vostri bambini, saranno veramente contenti. Adesso una spolveratina di zucchero a velo e i nostri dolcetti sono pronti. Li potete, magari aspettate che si freddano, perché sennò è pericoloso. Però come vedete con tre uova dai 650 ai 700 grammi di farina, 190 grammi di olio, 190 grammi di zucchero, la scorza e il succo di un limone non trattato. E questo, ecco qua, è il risultato. Bene, rimando. Baci e abbracci, di nuovo tanti saluti a zia di Sandro, grazie della vostra attenzione e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, un bacio e un abbraccio a tutti!